Amici, buongiorno. Oggi sono di nuovo a casa Bianconi. Mi hanno ospitato anche per questa nuova videoricetta e io ne sono onorata. Con me ho la padrona di casa, Gabriella Bianconi. L'ho voluta con me nella videoricetta perché lei mi ha parlato di una pasta che io non sapevo nemmeno che esisteva. I frascarelli. È una pasta tipica di tradizione umbria e lei ce li spiegherà. Allora, questa pasta, i frascarelli, è una pasta molto semplice, antica e normalmente veniva, io dico che è la versione povera della stracciatella perché gli ingredienti sono semplicemente farina e uova. Io ho un po' rivisitato questa pasta perché nella tradizione veniva fatta come minestra, quindi veniva utilizzata con un buon brodo di carne. E invece noi adesso la facciamo per utilizzarla in pasta asciutta e si presta benissimo a fare, ad essere utilizzata con tanti sughi differenti, dal pesce alla carne e il tartufo, che è il nostro ingrediente principale. Allora, per fare questa pasta ci vogliono le uova e io considero un uovo che serve per 2 persone. Quindi noi facciamo una dose oggi per 4 persone, Sì, due uova che 2 uova. mettiamo in una ciotola, Sì, giusto? poi aggiungo del sale e un'altra versione mia, siccome non mi piace tanto il sapore delle uova troppo forte, aggiungo un pochino Ed di è un'ottima limone soluzione, direi, perché toglie il sapore forte dell'uovo. dell'uovo e addirittura io lo metto anche un pezzettino nell'acqua Nell'acqua dove salata che cuocio bolle, dove le uova, sì. bolliranno i nostri frascarelli. Ce lo metto già, va? Sì, Così almeno pezzettino così già. una scorsettina di limone nella nostra acqua. E poi eccoci qua per la pasta. Quanti grammi di farina Ah, questa serve? non te lo so dire. Noi Questa si facciamo ad fa occhio. tranquillamente a occhio perché dipende dalla farina che assorbe, che assorbono le uova. Quindi la farina che le uova prenderanno è la farina che servirà, anche perché le farine, anche se hanno lo stesso nome, non hanno la stessa consistenza. Quindi anche se è una farina zero, non è detta che un'altra farina zero abbia la stessa consistenza. Ah, il nome Frascarelli è da questa frasca. Questa veniva utilizzata per pulire la madia dove veniva fatto il pane una volta, no? E utilizzando così Guardate che abilità che ha la nostra Gabriella. È semplicissima. semplicissimo, queste sono le ricette della tradizione che, ahimè, purtroppo erano Un po' ti sconosciute e ora sono fregano. conosciute. E grazie a lei, grazie a me che ve le faccio vedere, ora le conosciamo. Guardate qua, che spettacolo. Velocissima È questa velocissima, è pasta. già pronta, amici. Nel frattempo io ci ho studiato un sughettino veloce di stagione. Per farli asciutti, perché si potevano fare in brodo ma anche asciutti. Quindi cosa ho studiato? Prendiamo una salsiccia di maiale, un broccolo, che allora prendiamo il broccolo, io l'ho sbollentito solo 10 minuti in acqua salata con un pizzico di bicarbonato. Perché? Perché rimane bello verde vivo. E mentre lei prosegue con... Quindi ora che fa? Se Io adesso taraccia. li faccio, li passo sul setaccio e quello che rimane è la nostra pasta, sono i La pasta che frascarelli. rimane sono i frascarelli, incredibile, Eccoli bellissima. qua, piccolini. Perfetti. Nel Poi. frattempo vi spiego il mio sugo. Prendiamo la salsiccia, prendiamo l'olio extravergine di oliva, 2 giri di olio in padella, mettiamo la salsiccia tritata, la tritate con le mani in maniera grossolana e velocemente, perché questa è una pasta fatta fresca, veloce, con un sugo altrettanto veloce. Dici pure, Gabriella. Questa pasta poi si può anche conservare in frigorifero, qualche giorno. L'importante è cuocerla appena si prepara e poi metterla magari in una scodella con un filo d'olio, Mi raccomando il filo d'olio perché perché così se non no si... Le rimane troppo attaccata. nostre salsicce si sono dorate e ora prendiamo il broccolo che, come vi ho detto, ho fatto bollire. Lo tritiamo piccolino e lo mettiamo assieme alle nostre salsicce. Anche questa è la dose, dopo ve la scriverò comunque tutta sia nel sito che nel canale YouTube che Facebook, come sempre. Mettiamo un pizzico di peperoncino sulle salsicce.
e aggiungiamo i nostri broccoletti nella padella. Aggiustiamo di sale, se volete anche del pepe, io non ce lo metto perché già c'è sulla salsiccia e quindi mi basta. E mentre l'acqua sta per bollire, la nostra Gabriella butta la pasta. Noi nel frattempo rosoliamo i nostri ingredienti in padella. E Gabriella, se tu vuoi, puoi finire la pasta appena è finito. Finisco. Vedete che spettacolo? Profumo arriva buono. C'è il profumo del sugo, ma anche delle uova con la farina. Quindi che farina è questa qui che stai usando? Semola. La semola rimacinata. Ecco qua, l'acqua frigge, bolle e la padella frigge. E noi siamo pronti. Io aggiungo un altro goccino di olio extravergine. Poi lo vedete voi nel momento, perché quello che prende. Poi questo è anche un forno a induzione. Voilà. I cascarelli sono pronti. Vedete la velocità. Bolle. Questo video è tutto in diretta, quindi avete visto pasta pronta, sugo pronto, tranne va bene il broccolo che non si è visto la cottura. L'importante è quando uno li mette a bollire di muoverli, poi sì, hanno una cottura talmente veloce che appena vengono a galla si ritirano su. Capito, amici? Proprio velocissimo. È tipo un po' la stracciatella, i passatelli, un couscous, un mix di... Buttate giù e tirate su, semplicissimo. Ora, questa pasta, così, sembra una frittata, però... Sembra una frittata, ma non lo è. Aggiungendo un filo d'olio e sgranandola un po' con la forchetta, si possono conservare in frigorifero anche per 2 giorni e poi si può risaltare in padella con i vari condimenti. Perfetto. Quindi, adesso abbiamo fatto un semplice... vai pure. No, a faccio te io. Wow, un'emozione, eh? Da cuoca a cuoca, ma poi le ricette della tradizione che potevano rischiare di andare perdute, invece cerchiamo di mantenerle. Guardate che bello, e saltiamo un po'. Ecco qua, amici, ho avvicinato la padella così vedete la meraviglia di questa pasta e del sugo, i colori che hanno. Ora vi faccio vedere mentre l'impiatto. Ecco amici, ora noi impiattiamo in 3 versioni i nostri frascarelli. Vai pure Gabriella, vai. Abbiamo preso 3 piatti differenti perché così potete sbizzarrirvi a casa come più volete. Il profumo, guardate, come Gabriella. Il profumo c'è. Il profumo c'è. Poi questa è una pasta che esalta ogni tipo di condimento e quindi va sì, bene. È adatta anche con il pesce, quindi potete anche fare del pesce oppure del tartufo, dei porcini, dato che siamo nell'azienda leader. Io lo faccio questa pasta qua con il sedano, sì, fresco tagliato a dadini, e il tartufo nero, pepe nero macinato. E basta. Ecco qua. Decoriamo con qualche... Se vuoi ce lo voglio un giro d'olio. Sì. Io intanto aggiungo del peperoncino perché quello ci sta bene. Pepe. Te lo passo? Ce lo vuoi? Sì, pepe ci vuole. E poi amici vi faccio vedere la foto di tutti i piatti che abbiamo fatto con i nostri frascarelli. Ecco qua. Amici, seguitemi al canale YouTube, seguite Gabriella e la sua azienda Tartufi Bianconi al sito www.it, e le ricette di Loide, canale YouTube, Facebook, Instagram e Pinterest. Alla prossima amici, e seguiteci.